poi scopri che Dream è l'anagramma di merda. Io ti spacco la faccia, poi ti metto a pedate, poi ti rompo anche il muro. Inascoltable, la musica inascoltabile che non ascolterete mai, a meno che non la ascoltiate qui a Italian Happy. Buon in ascolto. La musica che non sentirete mai più, a meno che non la sentiate stasera. Non siamo su Italianetti, Italianetti è finito da mo'. Siamo su Inascoltable, un programma fatto, condotto, ideato e vomitatovi addosso da Luca Scarracchio, James e Paolo Ricotto. Presenti questa sera qui per voi, grandi. Inascoltable, il programma che anche Voyager stenta a credere. Tutti insieme dai! E vai! Cosa tratteremo questa sera su Inascoltable, Paolo? Ma io penso che stasera tratteremo, come nostra tradizione, essendo la prima puntata, la musica che molti si vergognano di far sapere che hanno fatto. Pensate, esatto, che consecuzio proibitiva. Nonostante questo, spesso e volentieri la propinano in rete. La propinano in rete, ma guarda, io devo dire che molto spesso non ci rendiamo conto di quanta musica inascoltabile c'è attorno a noi, ed è un valore che si perde, secondo me. Dobbiamo riappropriarci della musica brutta. E dei nostri valori, e di quelli degli altri. Soprattutto di quelli degli altri. Non sottovalutiamo comunque il fatto che ciò che per noi è inascoltable, magari per altre persone, è oggettivamente bellissimo. No? Assolutamente, infatti noi siamo molto rispettosi, non solo dei gusti musicali altrui, ma anche delle religioni altrui. Allora, c'è lo sponsor che chiama, eh? Ah, lo sponsor, sì. C'è lo sponsor che chiama, io mando lo sponsor. Lo sponsor chiama. Quest'uomo ha fumato per 20 anni, tosse, divieti, freddo. Smetti, con Fumo Ok hanno nuovo vita nuova. Fuma Ok dove ti pare, come un principe. La grande novità 2013 è in farmacia e in edicola. Fumo Ok, più benessere e più fiato. E più sesso. Più sesso? Ok. In farmacia e in edicola. Fumo Ok, la bionda. Elettronica, la più sexy. Paranight Radio, farmaco a base di adrenalina. L'assunzione prolungata garantisce effetti afrodisiaci. Come avrete capito, non solo la musica inascoltable, ma è prerogativa di questo programma sottoporvi anche pubblicità inascoltabili. Ma perché no? Tutorial inascoltabili. Esatto. Avremo anche cover inascoltabili, cover di personaggi famosi che fanno cover di personaggi famosi. Non vedo l'ora. Cover di personaggi che nessuno conosce, che fanno cover di personaggi in realtà famosissime. Nessuno di questi si vergogna, tra l'altro, no? Perché poi tutto sommato si pubblicizzano. Esatto. E io che sono il pubblico non so assolutamente niente quello che Paolo e James stanno per fare. Nessuno lo sa. Esattamente. Ma nessuno. Adesso parte una canzone. La prima canzone inascoltabile della serata. Che è una cover però famosa, eh? No. Aspetta, no, perché qua abbiamo innanzitutto abbiamo una bellissima canzone che ci propina Paolo Rigotto, che scovata in rete. Loro sono dei fervidi cristiani. La musica cristiana ci ha donato veramente delle perle incredibili, certo, come questa Gesù via verità vita. Madonna, che partirà. Che adesso parte. Che comunque, Madonna, come commento iniziale non è male. Perché... c'è qualcosa che succede, vero? Perché non riusciamo a fare. Ah, ragazzi. No, è incredibile, ma il canale mute comunque funziona, eh? Il canale mute funziona. È partito, buon ascolto! Ole! Viva il Cristo! Tu sei la verità, tu sei la verità, tu sei la verità.
carica di adrenalina cristiana. Ecco, ma diciamo una cosa però fondamentale qua. Cioè, adesso con queste canzoni possiamo anche evitare di dire: oh ragazzi, tutti al sabato sera in discoteca, ma tutti in chiesa. Tutti in chiesa a pregare. Fatevi di ecstasy in chiesa, sentite che roba. Ma sappiamo da che cappella arriva questa cosa o no? Sappiamo solo che cantano a cappella, in cappella, la cappella ci azzecca. Bella e inascoltable. Quanto Cristo in tutto questo. È bello sapere che c'è gente che crede. Sì, io credo di sì, credo che sia c'è bello. C'è gente che crede, c'è gente che ci crede, tra l'altro, questa gente cosa che viene, è, gente che va. Non è male, non è male. Potrebbe dare spunto ad altre riflessioni, perché no, teologiche, no? Al fatto che... Non abbiamo presentato il cervello elettronico che accompagnerà queste puntate. Sì, no, anche perché ripeti, non mi ricordo dove ero rimasto. Come faccio a ripetere? Allora, c'era ad esempio B. Idiota chi? Ma cos'è? Non vale. Questi qua sono i momenti di depressione del nostro cervello elettronico. Ma cosa serve il nostro cervello elettronico? Per le votazioni. Parliamone. Avremo, sì, perché questa sera, insieme a tutte le varie menate che vi faremo ascoltare in Ascoltable, avremo appunto, come ripeto da capo, avremo un contest, anzi due. Questo darà poi accesso ad una finalissima che si terrà l'ultima puntata di Inascoltable. Ma facciamo un passo indietro. Il contest riguarderà innanzitutto delle cover, le cover di personaggi famosi che fanno dei pezzi famosi di altri. Pezzi fantastici, già gli originali, devo dire, effettivamente apprezzabili già quelli. Ma avremo anche un contest tra personaggi non famosi di pezzi famosi. Ora, tutto questo viene scovato un po' nella rete, un po' negli archivi del nostro Freak One Royale. Sarete voi da casa a votare con il cervellone che vedete in sovraimpressione. Vi apparirà il pulsantone. Voi dovrete votare per uno piuttosto che per l'altro. Ovviamente la scala di valori in questo caso è chi più è inascoltable, cioè, ovviamente, no? Funziona un po' al contrario. Più fa cagare, più è inascoltabile, più tradisce qualunque regola logica del gusto musicale, e più noi siamo contenti. Esatto. Sì, l'indice di ingradimento in questo caso è più un pollice. Esatto. Verso un magari. Un alluce di gradimento. Bene. Potremmo partire direttamente quindi con quella che è una canzone inascoltabile, abbiamo tratto dalla rete, una canzone di una fantastica Vilma De Angelis, eh? La sentiamo in sottofondo. Ma è giovane Vilma De Angelis. Ma una ragazzina. Sì. Ecco, in questo caso come sentite? Vilma De Angelis. Ma questa la conosco. C'è una cover. Sì, è una cover. Guarda che attacca. Ruba mamma. È una scarica di sesso. Minchia, c'ho tutti i peli in testa. Attenzione a destra, attenzione. Sono duro io. Vilma De Angelis. Ah, comunque la sua età comunque avrà ancora il suo. Ma lei non fa le televendite, non è Vilma De Angelis. Selvaggio, non so. E lui è tutto mio. Una pocchiagona, sta Vilma De Angelis. Porca miseria, ma la vedo nelle balere della Romagna a darci dentro. Dimmelo di sì. Ma che italiano è? Dimmelo di sì. Ma con chi era sposata questa? Era sposata con un altro cantante questa qua, Raimondo Vianello, no? No, Antonello Vianello, com'è? Si chiamava Vianello, sì. Ma Vianello, cioè, ma di nome? Non Raimondo, perché quello è Sandra Mondaini. Sandra Mondaini, buonanima, che salutiamo. Ciao, grazie, ciao. Grandissimo. Ecco, no, dobbiamo dire Edoardo Vianello, no, che non è il fratello di Bennato, invece. No, magari il fratello casino, di no, da parte casino. Di nome, magari. Niente. E Vilmuccia si scontra contro No, ma aspetta, perché diciamo la cover, cioè sicuramente i nostri amici a casa l'avranno riconosciuta sicuramente. Questa era Bad Romance di Lady Gaga. Quindi, cioè, immaginatevi questo. Immaginatevi questo
Ma sì, sì. No? Ma ero troppo impegnato a guardare quel pucchiaccone di Vilma De Angelis. Madonna, che no, poi, ecco, cioè, loro ascoltano, però sì. Noi guardiamo. Sì, perché il video, cioè, anzi, vi invito a cercare il video in rete, perché sul andare tubo su è veramente grassolini.com. L'audio non dice abbastanza. No, perché ci sono delle scene in cui veramente ha gli occhi fuori dalle orbite, con la lingua che la bava, che cioè, proprio, c'ha proprio voglia di cazzo questa donna. Ah, proprio così. Non ci censuriamo. Da quando non c'è Vianello. Quando non c'è Vianello noi non ci censuriamo più. Niente, no, ecco, quindi comunque immaginatevi comunque questo contest proprio fisicamente, no? Cioè, da un lato abbiamo Vilma De Angelis comunque con una sua bella 56 di taglia con... e dall'altro abbiamo Lady Gaga che comunque, cioè, ha un passato da spogliarellista, mica Hacking, cioè, capito? E dall'altra parte quello zoppo di Polanca. Dall'altra parte, come contest esattamente, abbiamo quello zoppo Polanca. Di Polanca che molti di voi conosceranno come grande artista jazz. Sì, Polanca. Ovviamente lui cosa fa? Non è che dice, boh, vado a fare la cover di un pezzo su un arrangiamento che non mi piace. No, la faccio in stile jazz. Sì, adesso io pregherei la regia di mandarla in onda. Mandateci dalla regia per fare questa cover di Polanca. Che comunque interpreta una canzone che ha fatto l'anima del rock degli anni Ottanta, comunque. Adesso è difficile riconoscerla. Devo dire, l'arrangiamento e gli strumentisti comunque sono veramente bravi. Beh, sì, infatti è fatta bene, ma non capisco che pezzo sia. Ma allora, adesso, prima di introdurre il pezzo, vorrei che ci arrivassero gli amici a casa. Sento delle trombette. This ain't a song for the broken hearted. Cazzo, che pezzo è questo? Ma questo è Silent Prayer for the Faith Department. Questo è un pezzo rock, molto rock. Questo è un pezzo molto rock. Io vi do un indizio. Ma sei Duran Duran, cioè il pezzo di Duran Duran. No. No. Wild Boys, questo è Wild Boys. No, shout it out loud. Non mi ricordo più, era di Duran Duran. It's my life. It's my life. And it's my life dei Duran Duran. No, dei John Bon Jovi. E di Bon Jovi sta canzone. Ha azzeccato proprio l'arrangiamento perfetto per il brano perfetto. Proprio rende nuova vita, nuova linfa vitale, come se non ne avesse abbastanza. Beh, come passare dallo scatenare sesso degli adolescenti degli anni Ottanta a quello degli adolescenti dei 50. Esatto. No, ma infatti, ecco, non si può dire che questa canzone sia inascoltable dal punto di vista musicale. Più che altro, secondo il nostro parere, risulta essere un po' una mancanza di rispetto verso quella generazione che in qualche modo ha sentito nel rock di John Bon Jovi un impulso, no, importante. Polanca con Glande. Anche perché, ecco, qui c'è uno scontro tra un Polanca che ha la sua certa età, una Vilma De Angelis che ha la sua certa età. Entrambi si cimentano appunto in pezzi impegnativi, perché comunque Lady Gaga rappresenta oggi comunque la trasgressione sul l'orgasmo pop maniacale, l'eiaculazione feroce. Esatto. Invece Polanca sfida un altro dall'eiaculazione precoce. Polanca. No, Polanca. John Bon Jovi. John Bon Jovi. E niente, quindi io direi di poter procedere con il voto. Stop alle telefonate. Perché forse non lo sapete, ma c'era un voto in corso. Ma adesso purtroppo per voi il voto è stato chiuso. Attenzione, perché ringraziamo tra l'altro gli amici che abbiamo qua in studio con noi, il pubblico, che applaudiamoci. Grandi. Ecco, perché anche loro influenzeranno in qualche modo anche il televoto. Quindi se siete riusciti a votare sul pennacchione che vi è parso in sovraimpressione. E se siete riusciti a votare sul pennacchione che vi è parso in sovraimpressione. Ripeti. E se siete riusciti a votare sul pennacchione che vi è parso in sovraimpressione. Quanti andiamo avanti? Non so, c'è quella elettronica, mica sono io. Oh, bravo comunque. Niente, ma speriamo che le votazioni siano arrivate. Votazione crudele. Stop alle telefonate. Stop al televoto, stop al televoto. Vediamo un po' chi è. È arrivata la busta. Eccola. Sentite che bustone, un bustone di 6 kg. Il nostro riverbero che ci porta sempre la busta. Aspetta che la spunta. No, ma quella non è la busta giusta, quella è l'altra. Porca madre. Ah, quella. Eccola. Ed ecco, allora, il primo The winner is il primo contest.